E oggi domenica 3 maggio appuntamento all'ippodromo di Agnano con il 66esimo Gran Premio Lotteria di Agnano, una delle corse ippiche più antiche, blasonate e importanti del trotto internazionale. Andiamo subito a collegarci in diretta con il nostro inviato Nello Mazzone che lì all'ippodromo di Agnano ci darà tutti gli aggiornamenti. A te la linea, Nello. Sì, buon pomeriggio Rossella, buon pomeriggio spettatori del BG21. Vedete le immagini in diretta, vi arrivano dall'ippodromo di Agnano le tribune gremite per il 66esimo Gran Premio Lotteria di Agnano. Noi siamo in compagnia dell'assessore regionale al turismo Pasquale Sommese, al quale diamo il benvenuto. La regione insieme al Comune di Napoli ed altri enti partner dell'evento, un evento che torna in grande stile, tantissimi napoletani questa mattina presenti all'ippodromo di Agnano. E non solo, ma tantissimi turisti, e un poco riprendere una tradizione che era un po' tra gli eventi importanti a livello nazionale e regionale. Il Gran Premio e la Lotteria di Agnano erano e rappresentano ancora oggi la cultura del cavallo, il rispetto, e Napoli, a partire da quelli che erano i Borboni, basta ricordare Carditello, no? La Regge di Carditello nasce per esaltare il cavallo bersano, e quindi noi qui oggi registriamo dopo anni un poco difficile per il cavallo, per l'ippica, e credo che rappresenti per noi una grande soddisfazione aver raccordato questi fili, e grazie anche a chi ha creduto, gli operatori privati, riprende nel modo migliore questa tradizione. È emozionante vedere questi bambini, vedere questi ragazzi qui con le mamme, con intere famiglie, a vivere un giorno nella nostra bellezza della conca di Agnano e vedere il turismo che riprende da tutti quelli che sono i grandi eventi. Ecco, a proposito di partnership con i privati, prego le regioni di mandare in onda un contributo, poi torneremo ancora in diretta da qui per un saluto finale dell'assessore Sommese. Allora dalla regia mandiamo in onda l'intervista al presidente, al patron di Ippodromi Partenopei, allo sponsor, un marchio storico dell'Italia del Nord. A tra poco. Torna a Napoli il Gran Premio Lotteria numero 66, tra le più antiche ed amate competizioni europee di trotto, con la formula unica delle tre batterie, con finale e poi premio di consolazione. Una corsa di lunga tradizione nata nel 1947, da allora praticamente da sempre, grandi cavalli e grandi guidatori come Ugo Bottoni, detto l'ammiraglio del trotto, e Vivaldo Baldi, nomi che hanno scritto, cioè, la storia dell'ippica. E oggi, a distanza di decenni, Lotteria non ha mai perso il suo fascino, anzi continua a richiamare grande partecipazione di pubblico. In quel cratere incantevole di Agnano, che abbraccia l'ippodromo, come ha sottolineato il presidente d'Angelo di Ippodromi e Ippodromi e l'amministratore delegato dello sponsor Casino di Saint Vincent. Il nostro tentativo è stato quello di recuperare e di portare al meglio questa struttura, che è tra le più belle del mondo, in una location poi particolare all'interno di un cratere, quindi in un posto meraviglioso, una zona di 40 ettari di verde dove è attiva una filiera di green economy basata ovviamente, incentrata su quello che è l'animale che noi riteniamo più bello del mondo e che accompagna l'uomo da un milione di anni. Per noi è un grande privilegio essere qua, ringrazio sia la città di Napoli che il presidente e il consiglio di amministrazione degli ippodromi di Agnano. Per noi è una grande vetrina, è una bella esperienza, anche perché siamo due, come si dice, rappresentiamo la storia da un lato del gioco, del lato delle scommesse, l'ippica, e quindi è molto bello questo matrimonio, è stato sicuramente un bel matrimonio. E allora, mentre qui alle nostre spalle proseguono in diretta le batterie con i cavalli al trotto, in conclusione con l'assessore Sommese, abbiamo ascoltato prima la partnership importante tra un marchio storico, qual è il Casino di Saint Vincent, e l'ippodromo partenopeo, sempre nel concetto del rilancio del marchio di Napoli, della Campania e delle sue bellezze. Il brand Campania conferma oggi quello che noi abbiamo individuato come momento strategico, il turismo e i beni culturali. E dopo il 1° maggio, dopo la Pasquetta, vedere questo afflusso di turisti è la conferma oggi che tutte le occasioni sono buone per rilanciare questo momento, che è l'unica vera ricchezza che abbiamo, il turismo, lo sport, le nostre bellezze. Allora, grazie all'assessore Pasquale Sommese per essere venuto in diretta. Noi vi lasciamo adesso con un contributo mentre c'è il boato del pubblico per l'arrivo della gara di trotto della batteria, una domenica anche dedicata ai tanti bambini presenti qui ad Agnano. A voi.
Non solo trotto nella domenica di Agnano, il via ufficiale della kermesse con il tradizionale saluto dei drivers e dei cavalli partecipanti al 60esimo lotteria, su carrozze sono arrivate con il loro ingresso in pista per ricevere l'applauso del pubblico, e sulla pista d'erba spettacoli equestri, sfilate di carrozze d'epoca ed esibizioni di gare di agottacchi agonistici a cura dell'associazione Un Cavallo per Amico, con 20 cavalli, 10 carrozze, cavalli olandesi, frisoni, andalusi e spagnoli. Oltre alla sfida, anche un'esibizione di gara effettuata con carrozze sportive di tipo maratona, gare di abilità a tempo, in un percorso sulla pista in erba dell'ippodromo. Ma è stata soprattutto una domenica mattina aperta alle tante famiglie e ai bambini che hanno animato il paddock dell'ippodromo partenopeo per la domenica del Gran Premio Lotteria.